Bella ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cure 93. Sono tornato ancora su MV2 perché vi volevo far vedere la complessità del gioco. Beh, complessità per modo di dire. Comunque sia la profondità che hanno messo in questo gioco, perché a me veramente è stato uno dei titoli di Call of Duty, comunque sia dell'Infinity War, che mi è piaciuto più. E ragazzi, prima di farvi vedere, cioè vi posso far notare come ad esempio una cosa molto buona che c'erano le operazioni speciali, che potevano essere giocate in schermo condiviso, in gioco in solitario o di giocatori online. Secondo me queste campagne erano veramente divertenti, perché poi ognuna di queste conteneva 5 missioni. E ad esempio qui c'era la campagna di addestramento, qui c'era dovevate essere degli sniper, qui dovevate uccidere la gang che c'era dentro le favela. Qui dovevate essere molto silenziosi, molto stealth per non farvi scoprire dagli avversari. Ragazzi, questo invece dovevate farvi strada nel ponte. Io per dirvi ragazzi, queste cose erano veramente... Si capiva che comunque sia la Infinity War voleva dare un prodotto degno di nota. E infatti ci sono riusciti con MV2. Al contrario adesso, come sappiamo, stanno facendo dei lavori di merda. Però ragazzi, cosa ci volete fare? Purtroppo... Non so che cosa stia succedendo, non so cosa stia succedendo in casa Activision, però secondo me hanno fatto tantissime cagate. Comunque sì, andiamo su multiplayer, multigiocatore, per farvi vedere un pochettino cosa vorrei analizzare oggi, perché ho sentito delle news molto fighe, molto tattiche. Io ragazzi vorrei fare, non so se sapete che su MV2 c'è la modalità anche tattica squadra in terza persona. Questo lo voglio provare per voi, perché da quello che ho sentito su internet, la Sledgehammer, come cazzo si chiama, aveva l'intenzione di creare un capitolo di Call of Duty in terza persona, cosa che ovviamente è stata abbandonata perché poi hanno partecipato al classico titolo di ogni anno, Call of Duty Modern Warfare 3. E ragazzi, diamo diciamo uno sguardo a come potrebbe essere Call of Duty in terza persona. Eccoci ragazzi, allora, purtroppo non ho trovato subito una modalità in terza persona, quindi ve lo faccio vedere in modalità privata, come si gioca in questo gioco ovviamente. Ecco, questa è la grafica in terza persona. E ovviamente ragazzi, se non sbaglio, avviciniamoci. MV2 è un gioco del 2009. Quindi ragazzi, pensateci bene, guardate che bellino, comunque sia, Call of Duty secondo me potrebbe essere un bel gioco. Ovviamente lasciamo perdere il cecchino che ora, che sicuramente si mette a mirare in prima persona. Però come idea non è malvagia per niente. Avere la possibilità di muoversi in terza persona secondo me sarebbe un'ottima idea. Cioè un ottimo cambio di direzione da parte della Infinity, da parte dell'Activision. Beh, come potete vedere, non cambia quasi niente, cioè secondo me, a mio parere ragazzi. Avete anche più visibilità, da ogni angolazione e magari anche più realistica questa cosa. Avete una maggiore, cioè un maggiore angolo di visione alla fine. E poi niente ragazzi, ve l'avrei voluto far vedere dal vivo, sfidando altre persone in terza persona, ovviamente col mio CR, che se dovesse essere qui, che ovviamente non me lo cambia. Purtroppo io non ho... Ah, mi posso suicidare, vi faccio vedere come si vedono i vari giocatori. Ovviamente il mirino lo vedete, dov'è? È un pochettino più alto della testa del giocatore stesso. Qua vi basta che vi tuffate in acqua e morite. Oh... Ah no, neanche vi fa andare nell'acqua, perfetto. Ci sono questi barili a delineare la non uscita. Vabbè ragazzi, questa è la terza persona. Comunque, visto che non ho la possibilità di farvelo vedere oggi, ve lo faccio vedere un'altra volta. E invece direi di fare un'altra delle vostre sfide che mi avete chiesto, cioè di fare una partita solo col cecchino, e in questo caso con l'intervention. Eccoci ragazzi, siamo su Querry. Allora, non sono fortissimo, e poi stiamo già perdendo, grandissimo. Oh, tranquilli. Io non gioco a moto con il... Approvvigionamenti per il nemico in arrivo. Bam. Oh che cazzo. Ah, essere qui allora. Non c'è nessuno. C'è nessuno. Headshot bitch, stronzo. Headshot bitch. Arrivano qualcuno. Hai sentito?
Che cazzo, però non lo ammazzo in un colpo, porca Eva. E questa è la cosa che mi fa girare i coglioni. Non lo ammazzo in un colpo, porca troia. Ole, brutto stronzo, cosa vorresti fare? Perché? La pillolina! Oh, no! Bastardo! Vabbè. Purtroppo, ragazzi... Non muore. Oh, cosa hai fatto? No, merda! Non c'è una specie di concentrazione, quindi è un po' difficile. Allora, andiamo qui, muoviamoci... Olè, brutto stronzo, grande. È una questione solo di mano. Alla fine basta recuperare. E che cazzo? Ma va a cagare, ragazzi. Ve l'ho detto, è solo questione di... muori con me. Anzi, muori dopo di me, brutto stronzo. No, non c'è nessuno, quindi sicuramente sarà lì. Ok, chi mi ha sparato? Vorrei capire, mi è arrivato un colpo molto vicino. Però non lo sapremo mai, ragazzi. Bello. Oh! Ah, eccoti. Ma a cagare, mi aveva già beccato da un bel po', ragazzi. Non muore. Olè, grande. Ok, l'avete visto? Andiamocene via, va. Andiamocene via, sennò... Dai, cazzo di pillolina di merda! Sei una Cristo di pillola, bastardo! Quella pillolina, ragazzi, non so se la conoscete, ma è la pillolina che vi rende più forti. Sì, quella Python, una specie di Python, ragazzi. Non so cosa sia. E' qui. Ma! Scusate, voglio anche coltellare un po'. Muove nemico... Merda, non ho lasciato il coltellino! Porca puttana Eva. Non ce l'ho fatta. Allora, sicuramente dietro di me non c'è nessuno, quindi muoviamoci qui. Allora, no, no. Mi dispiace, ma devi morire. Ho con la pistolina. Stronzo, muori! Ti ho ucciso col coltello! Finalmente! Un coltello assassino che uccide con... Non uno qui, ragazzi. Non uno qui. Tutti stronzi, va. Ah, posso recuperare anche il mio coltello, ragazzi. Minchia, solo forte questa pistolina, ragazzi. Solo forte. Allora, ce n'è uno lì. Quindi sicuramente adesso mi arriverà alle spalle. Che cazzo sei, pezzo di merda? Ci divertiamo un po', bastardo. 13-7, ragazzi. Cioè, faccio più kill col cecchino. Merda! Ho sbagliato. Minchia, non devo neanche dirlo, ragazzi. Cioè, sono terzo, 13-8. E sono andato a partita già finita. Per farvi capire quanto è divertente questa modalità con l'intervention. È una cosa assurda. Troppo divertente. Io vi giuro che se avete visto la mia classe, infatti, c'è scritto intervention, interv.rust. Perché solitamente era l'arma che utilizzavo per le sfide online. Con i miei amici, ovviamente. Facevamo uno contro uno e ci divertivamo in questo modo. Comunque sì, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Spero che il curre versione sniper vi sia piaciuto. Che quick, che fa quick da ogni parte, più o meno. Poi ovviamente si lanciano anche coltellini. Si fa qualche coltellata, si spara anche con la pistola, con quella specie di Python e roba del genere. Quindi spero che vi sia piaciuto. Come al solito vi invito a iscrivervi, commentare, mettere mi piace se ovviamente l'avete apprezzato. Se ne volete altre versione sniper, ditemelo pure che le faccio, perché mi fa veramente piacere ritornare su questo titolo che forse è il mio preferito. E noi ci vediamo alla prossima, quindi bella raga.